gli organizzatori per avermi invitato oggi a venire, anche per portare il ricordo di quando abbiamo messo questo monumento come amministrazione comunale. Io tengo l'assessore e il merito non è sicuramente mio, non è nemmeno di quell'amministrazione, ma proprio della comunità Giuliano Dalmata, che venne a parlarmi e mi rappresentò la loro esigenza che ci fosse in questi giardini già intitolati ai martiri delle foibe un monumento che potesse materializzare questo ricordo, anche perché loro ritenevano, e io naturalmente ho condiviso, il sindaco ha condiviso questo loro punto di vista, che sia sì importante avere una legge che istituisce la giornata del ricordo, sì importante che ci siano le manifestazioni ufficiali, gli anni, ma che ci sia un monumento, tra l'altro in un giardino frequentato da giovani, da bambini, da ragazzi, che ogni volta che passano qui davanti magari si spera leggeranno questa intitolazione, faranno delle domande, approfondiranno, ed è questo secondo me quello che noi dobbiamo fare in queste giornate, stimolare soprattutto i giovani a ragionare sul passato, che sono state le grandi disgrazie del passato anche del nostro popolo, del popolo italiano, in particolare in caso della comunità di Gandalta, perché questi errori non si abbiano più a ripetere. Purtroppo queste occasioni a volte sono occasioni di polemiche e questo è veramente una cosa grave, io credo, perché queste invece devono essere occasioni in cui devono unire tutti gli italiani di qualsiasi area politica siano. Oggi ho letto un intervento molto grave, io credo, di un partito di sinistra che è stigmatizzato questa volta l'iniziativa, questa nostra iniziativa che sento in qualche modo anche mia per essere qui. Io credo che non sia nemmeno il caso di rispondere, spero che nessuno risponda su queste polemiche, perché l'intervento che è stato fatto è talmente stupido, mi permetto da dire, che non merita nemmeno una risposta. Siamo qui per ricordare quello che è successo, siamo qui per ricordare quei martiri e soprattutto, io spero, per ragionare sul futuro, sul valore dei principi che ci unificano e che caratterizzano questa comunità. Grazie.